Carrega, riparte da 7:20. Albergo, museo e laboratori per ripopolare il nostro paese. Il piccolo centro è in parte isolato da oltre un anno a causa di una frana. Sabato sarà inaugurato l'antico mulino d'acqua, da poco ristrutturato. Guardate che splendida foto. Sapete, magari la gente dà queste cose per scontate, ma guardate ad esempio questa foto, che splendore. Il caso di Luca Lovelli e Carrega Ligure. Una rassegna fatta di musica, luoghi speciali e tradizioni per dimenticare la frana. Carrega Ligure non si ferma. Il piccolo centro della Val Borbera, isolato da oltre un anno dal versante alessandrino, dà il via alla terza edizione del festival Appennino Futuro Remoto. Tra i vincitori del bando Borghi Storici finanziato dall'Unione Europea e dal Ministero della Cultura, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, PNRR, con 1,6 milioni. Il taglio del nastro sarà sabato alle 11:30 nella frazione di Maggioncalda, dove è stato restaurato il suo mulino d'acqua, oltre alla visita della struttura. Sono previsti laboratori, tra cui quello di panificazione, scusate, con Irene Calamante, di Ance Doppifero, con Mario Reinhardt, di pirografia con Flavia Concari, e strumenti musicali realizzati con le piante del luogo, con Ettore Losini. Seguirà un pranzo con un contorno di canti di gruppo, permessa ideale per due concerti firmati dai Musetta. Dopo toccherà musiche dal mondo con Elisa Dal Corso, voce e fisarmonica e Giulio Fortunato, chitarra e fisarmonica. I presenti potranno cimentarsi pure nei giochi di ruolo. Quello di Maggioncalda è il primo di 7 appuntamenti da qui a ottobre. Il momento clou sarà quello del 22 e 23 luglio al Prato Pussai, con il comico genovese Maurizio Lastrico, ospite nella prima delle 2 giornate. Il progetto prevede anche la ristrutturazione di edifici destinati ad albergo diffuso e residenze artistiche. Un museo diffuso in tutto il territorio urbano e un nuovo percorso dedicato all'acqua con ristrutturazione di trogoli e abbeveratoi, spiega il direttore artistico Laura Parodi. Sarà mica quella Laura Parodi. Verranno create 2 start-up per favorire la crescita economica locale. Saranno allestiti una postazione attrezzata di computer per il co-working e organizzati corsi di informatica e telemedicina, teleassistenza medica, laboratori tematici, masterclass di strumenti musicali e canto. Dopo Maggioncalda toccherà a Cartasegna il 10 giugno, Crosa il 25 e Daglio l'8 luglio. All'evento del Prato Pussai faranno seguito quelli del 17 e 30 settembre a Capanne, di Carrega e Cogno. La manifestazione si chiuderà il 7 ottobre ad Agneto. L'obiettivo del bando è contrastare lo spopolamento affinché Carrega venga visitata non solo 2 settimane all'anno, ma che l'affluenza aumenti.
anche in altri periodi, sia per chi possiede una seconda casa e sia per i turisti che arrivano da fuori, aggiunge il sindaco Luca Silvestri. L'albergo diffuso si farà entro il 2025, scusate, per raggiungere Maggiore calda, scusate, si dovrà percorrere la viabilità ligure. Rocco Grimaldi rassegna la terza edizione, domenica apre i battenti alla nuova biblioteca. Tra storia e letteratura, via al Festival Scintille, l'evento. Il lampo di genio può diventare dipinto, libro o canzone. L'idea del sindaco Enzo Cacciaro. Una vita da artista e mettere in relazione autori, opere e paesaggio. Così è nato il Festival Scintille, scusate, rassegna culturale, la terza edizione, che si terrà da domani a domenica. L'iniziativa è curata dal sindaco, dall'assessore alla cultura Luisa Giara, con lo storico dell'arte Franco Boggero e un gruppo di amiche e amici. Ho sempre riconosciuto alla cultura in generale e all'arte in particolare, dice Cacciola, il dono di restituirci un riflesso del sentire contemporaneo. Scintilla affonda le radici nel passato con uno sguardo alla modernità. Sono previste mostre, laboratori, novità editoriali, tra narrativa e storia, letteratura femminista e per ragazzi. Il via domani alle 11:30 con Daniela Pareschi, autrice di Animali Bellissimi. Alle 17:30 Ivana Librici, autrice di Il Giglio d'Acqua, dialoga con Silvia Neonato. Sabato tra incontri con Franco Boggero, si parte alle 11:30 con Paolo Fallai, autore di Un inverno lungo un anno, con performance di Michele Cogorno e Franco Piccolo. Nel pomeriggio alle 16 Massimo Minella, autore di Con le ali ai piedi, il calcio secondo Pierpaolo Pasolini. Alle 17:30 Boggero presenterà il libro A dirlo son parole. Sempre sabato, ma alle 19:30, nel Museo Civico di Palazzo Borgata, sarà inaugurata la mostra di Stefano Mosto e Daniela Pareschi, curata da Franco Boggero, Lilli Ghio e Maria Flora Giubilei, curatrice del libro Valle di Rocca Grimalda, con un'anteprima sui prossimi eventi. Domenica alle 11 sarà invece inaugurata la Biblioteca Civica di Rocca Grimalda. Madrina d'eccezione Raffaella Romagnolo, che per l'occasione presenterà la Masnà, il cedro del Libano. Fra i protagonisti anche le scuole, i festival letterari di Roma, la Biblioteca Universitaria di Genova. Direi che per il momento ci possiamo fermare qui.